Nella finale nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico all'Hotel Sole di Montesilvano, primo posto per le Marche, secondo posto per il Molise e terzo posto per l'Abruzzo. Commentiamo i risultati finali con il maestro di cucina Santino Strizzi. Sì, diciamo che il risultato finale è questo, però effettivamente il brodetto del confine a me ha stimolato molto perché era fatto bene, aveva i suoi profumi, era fatto a regola d'arte. Quindi fra di loro penso che ci sia stata pochissima strada per il vincitore, sarà qualche punto, nonostante abbiamo adoperato una scheda nuova dove davamo ancora più spazio al gusto e meno alla presentazione e al profumo, che è anche una parte importante, perché il prodotto che arriva sotto il naso e non c'ha profumo oppure c'è dei disturbi non è da mangiare. Io ve lo consiglio, perché alla scuola che ho fatto io di analisi sensoriale ho detto: quando arriva un prodotto che sia liquido o che sia solido e vi dice qualcosa che non va, non si mangia, perché c'è qualcosa che disturba. In questo caso questi due prodotti hanno avuto effettivamente tutti e tre i descrittori a regola d'arte, e io avevo espresso il massimo voto a tutti e due, poi dipende dagli altri giurati. Ovviamente. Sei regioni rappresentati, rappresentate: Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Ecco, c'è qualcosa che l'ha colpita? Sì, è stato il brodetto del confine, perché non era solo di Termoli o di Vasto, però c'era una fusion fra tutte e due, la cuoca Rosalba e il cuoco che Sony, che è un ragazzo che viene da fuori ma si adatta molto bene a lavorare qui, e c'aveva quel qualcosina in più che a me ha stimolato.